nuovo progetto che la FM Terni sta portando avanti, che è quello dell'avvio e dell'apertura dei nuovi servizi in farmacia. Vogliamo con questa nostra strategia, diciamo, entrare nella logica della modificazione del concetto di farmacia stessa. Oggi riteniamo che la farmacia classica non possa più dare nessun tipo di vantaggio, né economico né quantomeno proprio in termini di servizi ai cittadini. Per questo abbiamo deciso di spostare il nostro asse di interesse non solo sulla dispensazione del farmaco, che comunque rimarrà ovviamente il cuore dell'attività della farmacia, ma nell'entrare in una logica di fornire ai cittadini, soprattutto a quelli che hanno maggiore bisogno, gli anziani, le persone con disabilità, offrire dei servizi, dicevo, più capillarizzati, più parcellizzati sul territorio, dall'analisi del sangue alla telecardiologia, appunto all'elettrocardiogramma, alla misurazione dell'udito, della vista, cioè tutta una serie di servizi che oggi il Servizio Sanitario Nazionale, per difficoltà oggettive, finanziarie proprie, sta leggermente, costantemente diminuendo. La farmacia vuole essere un presidio capillare sul territorio proprio per dare, diciamo, per venire incontro alle esigenze. L'opportunità di oggi che noi diamo non è solo quella quindi di aprire nuovi servizi, ma è ovviamente farli in modo professionale. Per questo abbiamo scelto e stiamo dando l'opportunità, in termini di prova per 6 mesi, a 4 infermieri professionali laureati di poterci aiutare e di contribuire affinché questi servizi nelle farmacie avvengano nel miglior modo qualitativo possibile, cercando proprio di dare la percezione alla cittadinanza che le farmacie comunali siano per loro costantemente aperte e non fatte solo di ottimi farmacisti, ma soprattutto e anche adesso con questi nuovi servizi da ottimi infermieri, infermieri specializzati che verranno sempre di più incontro alle esigenze della cittadinanza.